A Tali e Quali con Finché la barca va e poi Mille, Orietta Berti. Vieni da Orietta a Loretta. La rima c'è. C'è. Sì. Brava. Grazie. Deliziosa, ecco, proprio una cosa deliziosa. Bravissima. Giorgio. Sì, infatti mi chiedevo come mai una ragazza così giovane come te avesse poi scelto Orietta Berti, ma insomma poi alla fine questo pezzettino finale ci ha fatto capire che insomma, alla fine dietro questa parrucca e questo vestito c'è una ragazza molto giovane, quindi... C'è la Orietta di ieri e di oggi. Brava. Maurizio. Grazie. Effettivamente ha fatto tornare indietro nel tempo, perché lei non ha scelto di essere Orietta Berti, lei è Orietta Berti di allora e di oggi, ha fatto questa bellissima sintesi straordinaria. Grazie Maurizio, grazie. Complimenti. Sentiamo Malgioglio, particolarmente aggressivo stasera. No, non sono aggressivo. Penso di essere... è solo il look. Allora, io ho lavorato con Orietta per tanto tempo, lei ha una voce molto lineare, molto pulita, tant'è vero che la chiamano Lusignolo. Lusignolo, in quel periodo davano sempre i nomi ai vari agli uccelli, diciamo così. No, ai cantanti. Sì, ai cantanti, no, certo. No, ai cantanti. Per esempio, ai Vazzanicchi, l'Aquila, poi è arrivato il momento della Tigre, è arrivato del Leone, della Pandera, come se a me mi chiamassero, che ne so, la Quaglia di Ramacca, oppure la Faraona, sarebbe stato bellissimo. Devo dire, nella seconda parte... Eri un po' Orietta Berti. Nella prima parte non ho sentito bene Orietta Berti. Hai una voce molto, molto... Ma io... Questo è il parere della... Del, cos'era lui? La Quaglia? La Quaglia. La Quaglia di Scamacca. Allora, ispido, nella seconda... L'istrice. Nella seconda parte c'era già qualcosa di Orietta. Nella prima parte c'eri tu con la tua voce molto piacevole, ma... Va bene, questo è il parere della l'istrice qua. Accomodati pure, brava, grazie.